Buongiorno a tutti, grazie per questo invito, grazie per il lavoro di approfondimento che avete fatto. Questo è uno dei temi più importanti che affrontiamo attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è sicuramente uno dei temi cardine dell'azione di questo governo. Abbiamo sperimentato tutti nel corso della pandemia quanto importante sia l'infrastrutturazione digitale del paese, quanto importante anche una comunicazione agile tra la pubblica amministrazione e i cittadini attraverso le infrastrutture digitali. Abbiamo visto però che c'è un gap nel paese, che ci sono intere aree del paese che hanno bisogno di essere infrastrutturate, che ci sono aree del paese a prevalenza industriale che hanno bisogno di una connettività veloce, stabile e sicura per veder crescere il proprio business, i propri modelli industriali. Ed è anche per questo che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, insieme al ministro Colao, abbiamo lavorato perché ci fosse il piano Italia un giga, perché ci fosse un piano dedicato al 5G, perché ci fossero investimenti sulle nuove tecnologie e su tutto quello che può aiutare la pubblica amministrazione ad essere un riferimento prezioso per le famiglie, i cittadini e le imprese e non un ostacolo sul proprio cammino. Sono convinta quindi che approfondimenti come il vostro possano sostenere il lavoro che come governo stiamo facendo e che possano aiutarci a dare risposte migliori alle imprese, ai cittadini, alle famiglie, perché di queste infrastrutture oggi abbiamo bisogno per abilitare una crescita che non può essere un rimbalzo post-crisi, ma che deve essere una crescita strutturale. Per essere strutturale ha bisogno di investimenti strutturali. Grazie mille e buon lavoro.